quale sfumatura d'azzurro meglio del celeste per identificare il benessere naturale e il potere curativo delle acque termali? Anche a Riolo Terme, tante le iniziative in programma per la 10ª edizione della Notte Celeste, la grande festa delle terme. Per questa edizione di Notte Celeste ci sono decine di appuntamenti in tutta la regione. Ce ne vuole parlare? Sì, ancora una volta quest'anno si ripete questa bella manifestazione appunto dedicata agli stabilimenti termali, ai centri termali e soprattutto ai territori dove questi stabilimenti termali esistono e lavorano e si presentano. La storia ci porta ad avere questo tipo di manifestazioni che ricordano alle persone l'importanza delle cure termali, delle attività termali appunto in questi territori. Quest'anno in modo particolare poi le tre giornate, 26, 27, 28 agosto, volute appositamente per incrementare anche la quantità di manifestazioni che appunto nei vari territori sono state organizzate. Ok, e qual è lo scopo infatti di questa manifestazione? Cosa vorreste ottenere? Beh, la prima cosa è ricordare al pubblico l'importanza dei centri termali, del turismo termale con tutto quello che è, come dicevo prima, la vita e l'esistenza all'interno di territori con borghi antichissimi. A Riolo abbiamo la Rocca di Caterina Sforza, abbiamo un borgo medievale, abbiamo un parco regionale della Via dei Gessi e penso che molti altri territori termali possono offrire turismo legato al periodo di cura e soggiorno per migliorare la propria salute. Ecco, e qual è stata la risposta del pubblico? Ma quest'anno è particolarmente intensa la risposta, abbiamo avuto molte persone che hanno scelto di soggiornare qui anche solo il weekend, i tre giorni, possono usufruire dei bagni in piscina, di tutto quello che il percorso benessere può offrire. Sono state fatte oggi delle visite alla Rocca con la Caterina Sforza che presentava l'acqua celeste, l'acqua miracolosa di lunga vita, eccetera. E noi abbiamo offerto anche le presenze in piscina, dicevo, in centro benessere, i trattamenti e questa sera una manifestazione di cabaret con Gianfranco Barbarà. Lei ha una lunga esperienza, no, nel mondo delle terme. Quando è nata l'idea di questa Notte Celeste, qual è stata appunto la risposta dei centri termali? Beh, è stata chiaramente positiva e entusiastica fin dal primo momento. Perché? Perché insieme alla Regione Emilia Romagna, alla PT, questa idea che viene un po' anche dalle notti rosa che si organizzano nelle nostre riviere, nelle nostre città al mare, e in relazione al successo di queste serate appunto si è voluto ideare e portare avanti questo tipo di manifestazione che porta il ricordo, la memoria, la presenza di centri termali, di territori termali e di tutto quello che è la storia all'interno di questi territori, che è molto importante. Io invito tutti anche a guardare cosa c'è dietro al semplice soggiorno in uno stabilimento termale, di vedere anche tutto ciò che offre il territorio e tutta la storia che c'è all'interno di questi territori. Quindi, al di là delle cure termali che fanno sicuramente bene, no? Al fisico, anche all'anima, secondo lei c'è veramente tanto da esplorare che è collegato, no? Quindi anche di cultura, come avete con questi spettacoli? Noi rimarchiamo questo, noi siamo un centro sanitario, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ci mancherebbe altro, non siamo in discussione in questo modo, ma siamo in discussione se offriamo solo l'aspetto della residenza sanitaria, invece vogliamo assolutamente spingere sulla prerogativa turistica e tutto ciò che c'è in questi territori che non sono legati al semplice comune di Riolo Terme, ma tutto quello che ci circonda, da Imola a Faenza con le ceramiche, a Ravenna con i mosaici e tutto quello che è la storia di Ravenna, che non voglio io in questo momento discutere. Il parco regionale della Via dei Gessi, che è poi l'origine delle nostre acque termali, qui a Riolo in particolare, è un luogo di frequentazione con trekking, nordic walking, mountain bike, tutta una serie di attività che sono collaterali a un soggiorno di salute. Il menù di questa sera, no? Come è stato elaborato? Che cosa avete offerto? Allora, intanto buonasera, noi abbiamo stasera abbiamo fatto una serata, abbiamo chiamato apericena, non è una cena, è tutto a buffet, dove abbiamo preparato un po' di finger food, un po' di carne alla griglia, un po' di salumi del territorio, formaggi del territorio, accompagnato miele e confetture. Abbiamo preparato un po' di insalatine di mare, insalata di pasta, insalata di riso, basmati alle verdure,
Ecco, insomma. Tutto all'insegna del benessere, immagino, però con un po' di un'attenzione alla gola. Certo, siamo alle terme, quindi qualcosa del benessere deve esserci, e più per diciamo goderci questa serata abbiamo messo un po' di tutto. Siamo qui con Caterina Sforza. Buonasera. Per chiederle, ecco, questa full immersion, no, la Rocca Sforzesca, di che cosa si tratta? Allora, oggi abbiamo fatto una visita guidata un po' interattiva, quindi un po' diversa dal solito, in cui abbiamo preparato l'acqua celeste, quindi una mia ricetta, una delle mie ricette più celebri, e appunto quest'acqua celeste adatta un po' per tutto, quindi adatta per la pelle, che serve per far ringiovanire. Caterina accennava appunto a quest'acqua celeste, no? Siamo nella notte celeste, acqua che fa ringiovanire, perché è nota la sua passione per le erbe. Per le erbe medicinali, esatto, sì. Dovete sapere che, a parte la mia passione per l'arte della guerra, un'altra mia grande passione è quella per le erbe officinali. Infatti io avevo un vero e proprio laboratorio alchemico proprio a Forlì. E quindi ho passato tutta la vita a studiare queste mie erbe officinali per creare pomate, per creare lozioni e anche pozioni un po' più particolari. Diciamo. Di quelle parleremo un'altra volta, però comunque ecco un argomento che assolutamente nella notte dedicata alle, no, al mondo delle terme casca proprio bene. Ok, grazie. Grazie mille. Giancarlo, allora siamo qui a Riolo. Ciao. Stasera. Ciao, ho uno spettacolo stasera. Porca miseria, devo andare. Sì. Arrivederci. Grazie lo stesso, lo facciamo un'altra volta. C'è uno spettacolo. Ma, no. Allora dai, dici qualcosa. Dici qualcosa. Sono felicissimo di essere qui a Riolo, alle termine di Riolo, questo posto che ci invidia tutta Europa, perché nell'epoca dei bizantini, quando nella guerra per la caccia alla seta andavano con Alessandro Magno, che veniva in questi posti per mangiare la bagna cauda. Sì, 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 ma ovviamente. Ho studiato la storia, Ho studiato la storia. No, allora stasera sono qui in occasione della valorizzazione di queste terme che sono in giro per questa bellissima regione che è l'Emilia Romagna, e quindi cerchiamo di invitare le persone a venire a fare le terme, perché fanno bene alla salute, e se noi pensiamo alla salute, a ciò che fa bene alla salute, una sana risata non manca mai. Per cui stasera io sono per fare ridere e divertire il pubblico che questa sera si trova già qui, in effetti, per le terme, perché non è che è venuta per me, è venuta qui per le terme. Magari non si sa mai. Oppure è venuta alle terme perché ci sono io. Sì. Che bello, sono emozionato. Comunque stasera ci divertiremo, che fa tanto bene alla salute, ridere fa bene, le terme fanno bene, e quindi sono felicissimo. Ma adesso parliamo dello spettacolo, però. Bellissimo, spettacolo. Riolo. Bellissimo, ti è piaciuto lo spettacolo? Ma tantissimo. Ma non è vero, devo ancora. Ma ancora. Ma un'aspettativa. Elvis è vivo. E finisco la frase: e lavora alle poste. È il titolo di un brano che ho scritto io, che appunto dice che Elvis, ovvero la musica rock, il rock and roll, è vivo, perché ci sono tanti amanti del rock and roll, tanti portavoce del, io mi sento di essere un portavoce del rock and roll, e aggiungo: e lavora alle poste, perché come sono le poste, che sono alla portata di tutti, no? Come un luogo comune, quindi anche il rock and roll, il rock è un luogo comune accessibile a tutti, quindi andate a ricercarlo, che il rock and roll vi aspetta, che vi fa bene anche il rock and roll, perché il rock and roll sveglia le menti. Tu lo sai che nell'epoca del proibizionismo evitavano di far ascoltare al popolo il rock and roll, perché svegliava le menti, faceva venire voglia di rivoluzione, e quindi se vogliamo la rivoluzione dobbiamo ascoltare il rock and roll e fare le terme. Eh sì, volevo dirlo io. Che non fanno mai male. Per la notte celeste incontriamo anche delle ragazze che sono qua per una cosa particolare. Un addio al nubilato. Ok, e l'idea è stata di? Delle mie amiche. Io sono la nipote, in realtà, sembra strano, ma sono la nipote. Okay. E la cognata. Io la cognata, Arianna, piacere. E chi è, appunto, di chi è stata l'idea? Arianna. Io ammetto. Okay. Sì, però insieme abbiamo scelto la località. Infatti,
veramente, quindi si festeggia però alle terme abbiamo di Rio. Abbiamo preso una giornata sì, di relax, tutta... anche per noi, perché anche sì, per noi questa scelta ci ha aiutato. Immersion. Wow. Di relax, sì, relax, sì. Terme, massaggio e per finire la cena. Benissimo, e se la sposa è soddisfatta. Ecco, sì, molto soddisfatta delle terme. Prima il grande evento. Massaggio 10x10, cioè proprio al massimo, sì, e la cena molto buona. Okay. Delicata. Benissimo, grazie mille, buona continuazione. Grazie.